lo so, no, lo so, ma bisogna, cioè, bisogna comunque mantenere un equilibrio, io lo dico sempre, non è che logicamente la squadra ha approcciato in maniera proprio feroce questa partita, quindi l'abbiamo preparata bene, io e il mio staff, e devo dire siamo stati intensi, dal primo al 94esimo abbiamo lavorato bene su tutte e due le parti in maniera importante. Logicamente bisogna migliorare ancora di più sull'individuale e sulle situazioni di quando si riconquista palla nelle scelte, però oggi sono molto ma molto soddisfatto. Ecco. Ecco mister, sul Teramo questo è l'avversario che si aspettava? Guardate, il Teramo l'ho studiato, cioè io penso che il Teramo sia una squadra che lavora bene in campo. È chiaro che comunque ogni partita è una storia a sé, c'è grosso, secondo me, grosso merito dell'Ancona Matelica oggi. Cioè, Ancona Matelica è entrata in campo come doveva entrare, con la voglia di portare a casa i punti, di macinare, quindi noi abbiamo enorme rispetto, abbiamo avuto enorme rispetto per il Teramo. Cioè, non scherziamo, il Teramo secondo me quest'anno ha steccato un paio di partite, ecco. Prima di queste, dal punto di vista delle prestazioni. Mister, arriva in trasferta un risultato importante dove in questo rigirone di andata non sempre le cose fuori casa sono andate bene. Sì, ma nelle ultime tre partite abbiamo fatto tre pareggi, abbiamo dato continuità di prestazione. Ci sono state partite importanti nell'ultimo mese dove non abbiamo raccolto. Quindi se non raccogli ti devi fare delle domande. E come ho detto sempre, no? Cioè, sono critico con i miei, cioè, non è che se tu perdi una partita non è che andiamo sempre a cercare alibi, gli arbitri, le situazioni. Quest'anno ci sono successe cose molto ma molto gravi dal punto di vista arbitrale, però i ragazzi nello spogliatoio ho sempre evidenziato le cose invece che abbiamo sbagliato per permettere agli altri di portare a casa i tre punti, quindi che per me chi vince ha ragione. Mi serve, volevo chiederti se l'avevi preparata proprio così, nel senso con il taglio profondo dell'esterno a destra, a sinistra tra il loro terzino e il centrale per allargare e stringere, e poi un giudizio sugli Annoni, perché chiaramente rubano gli occhi i tre d'attacco, però è uno di quelli che ha tenuto l'intensità più degli altri. Jacopo, hanno lavorato bene i tre attaccanti. Ci sono stati 5 minuti prima del gol che abbiamo fatto, che si è spezzata la partita, dove comunque il Teramo ci aveva la giocata dentro al campo, su Arrigoni, ogni volta che andavamo forte sugli esterni. Quindi invece poi abbiamo preso le misure, i ragazzi comunque hanno trovato l'orientamento in campo, hanno fatto una fase di non possesso importante. E per quanto riguarda gli Annoni non sono come dire abituato a fare, cioè fateli voi i commenti, io il ragazzo lo alleno, ho la fortuna di allenarlo, è un ragazzo che si impegna, è un ragazzo che deve crescere tanto è vero, anche martedì gli farò vedere alcune cose importanti dal punto di vista individuale, perché il collettivo cresce se l'individuale cresce. Se tu nell'individuale hai delle lacune nello smarcarti, nel fare uno stop orientato, il gioco ne risente. Quindi lui deve crescere tanto. Siccome è un ragazzo umile, è un ragazzo che comunque si mette a disposizione, crescerà. E gli auguro le più grandi fortune. Mister, questo 4-0 l'espressione numerica lascia il tempo che trova, perché secondo me il Teramo è in evidente difficoltà. Però io credo che l'upgrading della tua squadra l'abbia fatto il centrocampo oggi, perché Del Carro ha fatto 3 assist, Iannone è stato dominante, Gasperi ha giocato una partita importante, perfetta, su un campo ricordiamo perfetto, su un manto erboso perfetto, cioè. Ecco, ma con il rientro Del Carro e questo centrocampo tu pensi che i tre d'attacco possano sorreggerli, cioè il lavoro che oggi non abbiamo visto ma che però potevamo pagare, perché ci sono stati... No, ma no, hanno,
No, ma guarda, te l'ho detto prima, i tre nostri attaccanti hanno lavorato molto, ma molto bene, cioè si sono sacrificati nelle due fasi in maniera impressionante. Il centrocampo comunque cioè hanno lavorato come avevamo preparato la partita, ecco, cioè, quindi hanno lavorato a tutto tondo, c'è stata una coscienza collettiva oggi importante, c'è una consapevolezza di essere squadra. Ti ricordo che ancora la Terica ha perso 6 partite, 5 le ha perse contro le prime 5 squadre della classifica. Sì, è vero, io prima ho detto, è, no? È una con la Fermana che non fa testo, ma è su quelle squadre lì che poi quando tu giochi in questo modo magari sfruttano meglio del Teramo. Quei momenti che prima del 2-0. Guarda, io ti sembrerà strano, ma faccio un'osservazione, no? Cioè, di queste squadre che hai nominato. Sembrerà strano perché poi andiamo a guardare i risultati, ecco, nessuna gioca come il Terra. Il Terra è una squadra a tutto tondo. Di queste 5 che hai nominato, le prime del girone B, il calcio, la proposizione che fa il Terra, la costruzione bassa che fa il Terra, lo fanno in pochi. C'è la qualità, è normale che poi quando tu sbagli la prima palla in riconquista, la sbagli, la regali e se ne vanno in porta, e là si parla di qualità, è inutile a dire. Cioè, ho detto prima, ancora Matelica, se un indice è rappresentato da un budget, no? L'indice delle squadre è rappresentato da un budget, poi si entra in campo, le partite iniziano da 0 a 0 e si gioca. L'Ancona Matelica costa, trovatemi una squadra che costa più dell'Ancona Matelica. Con questo voglio dire, per costa me sono tutti... l'Ancona te le trovo. Come? Tu hai detto, trovatemi una squadra che costa più dell'Ancona Matelica. Che costa meno dell'Ancona Matelica. Ce ne sono pochissime, ma non lo so, non mi interessa nemmeno. Io sono chiamato a valorizzare il materiale perché sennò io sono morto. Io come allenatore sono morto, per me sono tutti CR7, ok? Dentro lo spogliatoio, se devo attaccare qualcuno al muro lo attacco.